dal loro nero della liquirizia al loro giallo dell'olio extravergine di oliva fino al loro arancio delle clementine IGP di Sibari. Dai fregi d'oro della sala del castello di Corigliano Calabro all'inghiostro in oro puro con cui sono stati ricoperti i Vangeli del Codex Purpureus di Rossano, tra i più antichi e pregiati esemplari della Bibbia, dichiarato patrimonio UNESCO. Regala una cascata di colori, profumi ed emozioni il territorio di Corigliano Rossano nella Sibaritide, in Calabria. Sibarita vuol dire essere amante della bellezza, è per questo che la nostra terra, dagli antichi natali, è ricca di così tante bellezze. Vi invito a venire a scoprirla, dice in conferenza stampa il vice sindaco di Corigliano Rossano, Maria Salimbeni, che aggiunge: non potevamo non esserci come amministrazione comunale a salutare intanto e a ringraziare quelli che si sono fatti protagonisti di questa iniziativa. È un modo per svelare, far conoscere le bellezze del nostro territorio. In più questa città nuova, fatta da questi due comuni di tradizione antica, Corigliano la Normanna e Rossano la Bizantina, che si sono uniti per promuovere un processo di sviluppo migliore, una qualità della vita migliore per i cittadini che la vivono. È bella la nostra città, gode di tanti privilegi, da un lato il riconoscimento del Codex che è patrimonio UNESCO e dall'altro il castello ducale che è stato restituito alla collettività solo nel 2002. Insomma, un territorio straordinario, ricco d'arte, cultura e di un'imprenditoria con tante storie belle ed emozionanti da scoprire, che ha convinto anche i giornalisti giunti da diverse regioni d'Italia per partecipare al 66° Educational organizzato dalla rivista Spiagge in partenariato con numerose aziende di eccellenza di Corigliano Rossano. Più che soddisfatta Carmen Mancarella, giornalista professionista e direttore di Spiagge, per l'obiettivo raggiunto: promuovere le bellezze e le eccellenze di questa terra facendone apprezzare l'ospitalità e la gastronomia. È stato bellissimo conoscere storie di grandi imprenditori in un grande territorio che è la Sibaritide. Ci siamo persi tra le immense distese delle clementine IGP, abbiamo conosciuto la gastronomia tipica, perché sappiamo che la tavola racconta un territorio, e ci siamo tanto emozionati davanti al Codex Purpureus, che è un libro unico al mondo, la Bibbia, il più antico esemplare della Bibbia, con delle miniature che sono di una bellezza unica. Era il pezzo forte del nostro Educational e ha mantenuto la sua promessa. Anche il castello di Corigliano è stato qualcosa di stupendo, assieme al Patirium. Un monumento veramente straordinario che racconta questa terra come una terra di incontri e culture. Il suo mosaico è molto simile all'albero della vita di Otranto e Coevo, e abbiamo quindi la stessa storia, noi del Salento e della Sibaritide. Sono arrivati qui colleghi da tutte le parti d'Italia, colleghi che hanno apprezzato e hanno potuto vedere con mano quanto sia bella questa terra.